Benvenuti, ben ritrovati per chi ci segue già da tempo per questa nuova video degustazione del gusto relativo per Mandolino Design che attualmente troverete ovviamente su mandolinodesign.com e a breve anche sul nuovo magazine dedicato al vino ilgustorelativo.com. Oggi andremo a presentare un altro vino di un'azienda che abbiamo già recensito, ovvero Fico Montanino, che è il lucumone del fico, dico bene, il vino che andremo a recensire oggi, a degustare oggi. Prima di andarlo a fare, vi presentiamo questo campione di aceto balsamico di Modena IGP. La videodegustazione è stata sponsorizzata da Acetaia Guerzoni, che è l'acetaia che ci ha fornito questi campioni di balsamico IGP di Modena. Questo è un suo campione, è un aceto tradizionale di Modena IGP. L'azienda è ovviamente di Modena Concordia, se non sbagliamo, sì. Produce aceto balsamico di Modena IGP e ci ha fornito gentilmente a scopo pubblicitario alcuni dei suoi campioni, tra ovviamente comprensivi di aceto balsamico tradizionale come questo e glassa peraltro, che noi abbiamo provato su diversi prodotti e vi possiamo consigliare questo prodotto qui su un buon piatto di calamari adriatici grigliati. Se preferite l'aceto tradizionale mettete l'aceto tradizionale, se preferite di più la glassa potete diciamo sostituirlo con la glassa sempre di aceto balsamico di Modena IGP. Noi l'abbiamo provato entrambi e ci è con entrambe diciamo le soluzioni e ci è piaciuto con entrambe le soluzioni. Quindi grazie ad Acetaia Guerzoni per aver sponsorizzato questa video degustazione. Ora lasciamo Acetaia Guerzoni e ci dedichiamo al nostro vino, alla nostra degustazione del lucumone del fico. Bene, andiamo a presentare poco, ecco, a grandi linee l'azienda. Come al solito utilizzo il pad per facilitarmi il compito. L'abbiamo detto, è di azienda agricola Fico Montanino, che è di Chiusi, in provincia di Siena. Possiede un terreni nella zona di Chiusi che si estendono per circa 50 ettari, ettaro più, ettaro meno. È di proprietà della famiglia Giannelli e peraltro ringraziamo Maria Sole Giannelli per l'appunto, che ha collaborato con la nostra redazione, ci ha gentilmente fornito i campioni e è stata, insomma, l'abbiamo incontrata svariate volte in questo periodo, quindi la ringraziamo per tutta la disponibilità che ha avuto nei nostri confronti e per il piacere che ci ha fornito per questo vino, ecco, per averci dato questi vini, il lucumone del fico e il fico puro che abbiamo recensito precedentemente. Andiamo subito a descrivere questo vino. Questo è un blend costituito dal 70% di Petit Verdot, 15% Merlot e 15% Cabernet Franc. Chiusi, l'abbiamo detto, è la zona di produzione, il tipo di terreno è argilloso e sabbioso. Affinamento fa 24 mesi in barrique francesi, 36 mesi in bottiglia. Tutto qui, è quello che c'è da dire sul vino. Possiamo cominciare l'apertura del vino. Sposto un attimo il bicchiere perché altrimenti facciamo danni. Ecco, questo è importante, non fare danni. Scusate ovviamente per un po' la goffaggine, ma la gofferia, come preferite, diciamo, storpiarla la parola, ma d'altra parte sono, diciamo, in situazione in bilico, ecco, sono in una condizione. Va bene, ok, cerchiamo di finire l'apertura del vino. Bene, questi li posiamo qui. Nel frattempo, come al solito, vi dico che cosa facciamo noi. Quello che noi facciamo è, utilizziamo la solita metafora del palazzo di 10 piani, vi accompagniamo, ammettendo che si voglia arrivare al decimo piano di un palazzo, passando solo attraverso le scale. Quello che facciamo noi, ovviamente, è accompagnarvi
fino alla prima rampa di scale, e quindi farvi, che significa farvelo conoscere il vino in sostanza, dopodiché la restante parte del palazzo dovete farla da soli. Dovete farla da soli, ovviamente è d'obbligo l'olfazione del tappo, quindi la restante parte del palazzo dovete farla da soli. E quindi che significa? Significa comprare il vino, degustarlo, amarlo, apprezzarlo con, da soli o con chi vi piace di più, ecco. Va bene, abbiamo aperto il vino, gli diamo una leggerissima pulita, in modo tale da non da evitare eventuali residui. Questo è il vino, l'etichetta del vino peraltro molto bella, l'avevamo già detto in precedenza. Andiamolo a versare nel bicchiere. Allora, abbiamo fatto cascare nemmeno una goccia, siamo stati bravissimi, sono stato bravissimo. Possiamo iniziare adesso l'esame organolettico del vino, in sostanza. Qui abbiamo chiuso. Allora, cominciamo con l'esame ovviamente... con l'esame cromatico, con la valutazione visiva, ecco, scusate, non mi veniva il termine, la valutazione visiva. Beh, allora iniziamo dalla limpidezza, lo sposto sotto una luce, diciamo una fonte luminosa, forse l'ho messo troppo alto, ma ovviamente voi non dovete vedere, devo vedere io, ok, lo sposto sotto una fonte luminosa. Allora, che possiamo dire? Possiamo dire che sicuramente il vino è limpido, è un vino limpido, non presenta diciamo residui in superficie. Se posso vedere qualcosa è probabilmente a causa, diciamo, di un'apertura, ecco, così, di una non pulitura proprio eccezionale da parte mia, ma posso dire che il vino è limpido. Andiamo a valutare la trasparenza. Ora, per la trasparenza abbiamo bisogno di un foglio di carta, ma è abbastanza evidente questo vino qui, la trasparenza di questo vino qui. Questo non è un vino molto trasparente, direi, non è proprio torbido, ma direi che è tra il trasparente e il torbido, ecco, come vino. E lo si può vedere anche dall'unghia del vino, ecco, perché non è molto, non è pallida, solitamente l'unghia è caratteristica proprio perché è pallida, qui invece... Anche l'unghia presenta una lieve torbidezza, il che è proprio sintomo di un vino che non è proprio limpidissimo. Tonalità del colore. Bah, qui la questione, diciamo, è breve. La tonalità è un bel rosso rubino. E con che intensità? Beh, carichissimo, un rubino veramente intenso che non lascia dubbio dal punto di vista, ecco, cromatico. Concludiamo l'esame visivo con la fluidità del vino. Possiamo dire che il vino presenta una buona fluidità, non è particolarmente denso, non è nemmeno fluidissimo, una via di mezzo, ecco. Beh, ora cominciamo l'esame olfattivo. Cominciamo l'esame olfattivo. Vediamo. Allora, cominciamo con l'intensità dei profumi. Diciamo che questo vino è molto intenso, cioè sprigiona dei profumi con una forte intensità, direi. Essendo abbastanza, ecco, non nascondendosi, tutto quello che ha al suo interno lo tira fuori con estrema potenza, ecco. Con che complessità riesce a fare questa questa estrazione di profumi? Beh, lo fa con una buona complessità, perché qua dentro ci sono già particolari scusate, note che si possono identificare e quindi isolare in maniera abbastanza precisa, quindi direi che abbastanza complesso, di forte intensità, e lo fa con una eleganza tradizionale,
se mi posso permettere questo termine qui, ecco, questo quasi ossimoro in qualche senso, perché non è elegantissimo, ma abbina una buona eleganza con una tradizione anche che vuole forse accentuare la potenza del vino più che ecco, un'eleganza ecco, proprio sottilissima. Ma in tutti i modi passiamo alla natura dei profumi. Allora, qui si sentono alcune caratteristiche, come dicevo, che si isolano abbastanza bene. La prima è questo sentore di frutta matura, che è la, diciamo, la parte più superficiale, quella che si sente all'inizio. Dopodiché, andando più in profondità, possiamo cominciare a sentire delle leggerissime note erbacee che si traducono in note piuttosto balsamiche, direi, e un accenno di tostatura anche, e una particolarità di questo vino, direi, che si sente ancora più nel profondo, dà la sensazione di qualcosa di maturo, di qualcosa che è rimasto, diciamo, a macerarsi, tra virgolette, più che macerarsi, a asciugarsi al sole. E a tratti, devo dire, ricorda l'odore del pomodoro secco. È una caratteristica molto interessante che, scendendo giù, ecco, nella scala dei sentori, degli odori, della natura degli odori, si può sentire. Quindi, diciamo, è un vino di buona complessità che presenta tutte queste caratteristiche qui. Abbiamo detto frutta matura, abbiamo detto lieve balsamicità, abbiamo detto una buona tostatura, abbiamo detto questo ricordo di pomodoro asciugato al sole, pomodoro secco, che in ultima, diciamo, come ultimo sentore si presenta al naso. Bene, possiamo passare all'esame gustativo. Allora, è un vino sicuramente di corpo. E di corpo perché? Perché dicevamo anche prima, anche nell'analisi olfattiva non si nasconde, cioè è un vino veramente potente. E lo dimostra, lo conferma anche in bocca. Quindi di buon corpo. La parte degli alcoli diciamo, è buona, ma non è tanto, forse si nasconde un po', ecco, un po' nascosta, grazie anche a questa potenza del vino, come viene fuori sostanzialmente il vino con questa estrema forza. Dopodiché, quindi, diciamo, se vogliamo dirla, ecco, in termini un po' più tecnici, è un vino caldo, ma è un vino diciamo caldo nascosto, perché oltre al calore dell'alcolicità presenta, diciamo, una potenza che sprigiona fuori tanti sapori. Che equilibrio ha? Beh, ha un equilibrio, ecco, interessante, nel senso che non è un vino particolarmente equilibrato, ripeto ancora una volta, per la potenza che sprigiona il vino, ma non è nemmeno un vino disequilibrato. E, ha una buona morbidezza, si presenta con una buona morbidezza, la percentuale di zuccheri non è altissima, diciamo, tenendolo in bocca, gli zuccheri, ecco, si sentono in bocca
mescolandolo eccolo, tra il palato e la lingua, sotto la lingua, è abbastanza percettibile la percentuale zuccherina, ma non è, ecco, così evidente, ecco, non è la parte più interessante di questo vino. Acidità, direi, ridotta all'osso, e ha un tannino che è morbido, perché il vino si presenta come un vino abbastanza morbido, ma è un tannino comunque sottile, un tannino che abbina questa sua, la caratteristica morbida dei tannini, ad una caratteristica un po' più sottile del tannino. Che significa? Significa che è un tannino morbido in ingresso, ma che scivola via subito dopo, insomma, dopo poco tempo. In ultima analisi, passiamo alle sensazioni, diciamo, retro olfattivi, il cosiddetto retrogusto, se vogliamo. Beh, questo vino, la sensazione che ci diede anche all'inizio quando lo assaggiamo la prima volta, è subito quella di un retrogusto amarognolo. Lascia subito, diciamo, una caratteristica amarognola che rimane lì e insomma oscura un po' quello che è eventuali altri, altre sensazioni retro olfattive. Assaggiamo l'ultima volta. Beh, direi che una sensazione retroolfattiva è sicuramente anche, viene fuori anche sensazione particolarmente fruttata, ecco. Di frutta rimane questa particolarità di frutta matura, ma la alleggerisce un po'. Ricorda non troppo la frutta matura, ma una via di mezzo tra la frutta matura e una frutta un po' più giovane. Per quanto riguarda la persistenza di questo vino, posso concludere che facendo così un'osservazione abbastanza aleatoria, perché parlando e non avendo calcolato per bene, posso dire che come persistenza stiamo intorno ai 6 e mezzo, massimo 7 secondi, dopodiché inizia la salivazione. Posso dire che è, diciamo, di buona persistenza, ecco, sostanzialmente. Bene, questo è tutto per il Lucumone del Fico. Diciamo il prezzo, ci eravamo dimenticati anche l'altra volta, del Fico Puro. Potete trovare il Lucumone del Fico ovviamente sia direttamente in cantina da Fico Montanino che nei vari distributori dove avete fortuna di trovare il vino, ovviamente ad un prezzo al pubblico che si aggira tra i 25 e i 30 euro a bottiglia. Ovviamente è una bordolese tradizionale, stiamo parlando, e torno indietro, il Fico Puro invece lo potete trovare ad un prezzo di 20 euro a bottiglia. Questo è tutto, saluti a tutti, da Il Gusto Relativo per Mandolino Design, viva il vino! Poi sotto ai piedi tuoi, per il divento e il fondo.